sbagliato, nessuna goccia di pioggia ha un presente o un passato. Tu mi bruci come il fuoco, tu mi bruci. Il lavoro femminile e l'economia familiare possono essere il centro di un'intera economia. Le meraviglie di un territorio ancora poco conosciute ai turisti possono esaltare le produzioni locali. Un bene recuperato in cui tutti, giovani e anziani, possano esprimersi può fermare la cementificazione e l'illegalità. Ciò che queste comunità ci insegnano è che dare a tutti le stesse possibilità permette all'intero territorio di crescere. Il nostro progetto nasce da quando eravamo associazione, quindi in 18 anni abbiamo difeso il territorio, abbiamo tutelato dal degrado, dal problema dei rifiuti, dal cemento. Quando ci siamo accorti che poi il cemento stava arrivando anche intorno a questo posto stupendo, abbiamo provato a difenderlo, ci abbiamo messo tanti contenuti. Gli orti sociali con gli ortolani che fanno lezione ai bambini mettendoli con le mani nella terra, il giardino dei sensi, i laboratori di manualità, di ceramica, la tipicheria, il nostro ecoristorante in cui facciamo cultura attraverso i prodotti del territorio. Questa tanti anni fa era un po' una discarica a cielo aperto. È venuto fuori da parte di Lega Ambiente un progetto per il recupero di questa area, ci siamo rimboccati un po' le maniche, abbiamo pulito e poi a sorteggio ognuno è capitato il proprio orticello. Tra le altre cose facciamo anche didattica per le scuole elementari, anche medie, più grandi. Ci dedichiamo ben volentieri a fare questa opera nei confronti dei bambini che vengono qua per far capire a loro, insomma, com'è che viene fuori il prodotto. Perché noi siamo una rete ed è forse quella ed è quello l'ingrediente principale. Essere rete significa allearsi con i soggetti dell'impresa, dell'economia, delle amministrazioni pubbliche, quindi degli enti dell'associazionismo, del volontariato. Ci sono due reazioni diverse della comunità locale. C'è una parte che ci sostiene fortemente ed è quella che poi viene a contatto con noi, che ci conosce, ha voluto conoscerci. E poi ci sono quelli cui sta bene lo stato dormiente. I portoni del casale li teniamo aperti ogni giorno. Ogni domenica si può usare questo come giardino pubblico, insomma, per tutti. In questo territorio stiamo facendo tante piccole cose che oggi sono un simbolo, ma domani potranno essere la realtà predominante. Almeno questo è quello che ci auguriamo. Ma quello che abbiamo fatto qui si può fare dovunque. Attenzione, cura, pazienza, delicatezza sono tutte virtù riconosciute all'universo femminile. Sarà per questo che in Abruzzo la coltivazione dello zafferano è a tinte rosa. Noi ci troviamo nella zona di Navella e Civitaretenga, che è la zona più importante per la coltivazione dello zafferano, perché noi abbiamo un prodotto DOP, quindi dobbiamo rispettare un disciplinare che comprende una ventina di comuni fino alla zona, alla periferia dell'Aquila. Non esiste uno zafferano in commercio che ha le stesse caratteristiche del nostro a livello qualitativo, gustativo, ed è scientificamente provato, anche perché abbiamo avuto due volte il riconoscimento come miglior prodotto a livello mondiale con l'Atomo d'Oro. Zafferano è legato al mondo femminile perché da piccoli piccoli ci hanno fatto fare questo lavoro, gli uomini facevano altre cose e le donne facevano questo. E poi a me mi è rimasto proprio, a me piace tanto. Difatti io sono andata la prima volta a raccogliere i fiori all'età di 3 anni. I fiorellini sono molto delicati e le manine della donna sono più
anche loro delicate, e me lo ricordo, sentivo un freddo bestiale, però mia mamma mi stimolava, dice guarda che anche i fiori sentono freddo, e dai, io col mio panierino piccolo raccoglio questi fiori. La cooperativa è nata il 7 di aprile nel 71. Mio fratello è riuscito a convincere una quarantina di persone che avevano lasciato un po' di bulbi proprio per tenere la memoria di questa coltivazione. Ha fatto questa cooperativa e piano piano ci siamo cominciati a espanderci. Di conseguenza la cooperativa si è arricchita. Oggi contiamo più di 100 soci. Però dietro ad ogni socio c'è tutto il gruppo di famiglia, perché una persona singola non riesce a coltivare da solo lo zafferano. C'è bisogno dell'aiuto di tutta la famiglia. I campi di produzione variano in base ai membri di famiglia che possono stare dietro alla coltivazione dello zafferano. Perché siccome lo zafferano va raccolto tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i fiori che sono pronti, e va raccolto tutto, e se i soci non hanno parenti, amici che in quei giorni possono dare una mano, il prodotto va buttato a fine serata. Con questo arrivo della cooperativa, e tutti hanno conosciuto la zona, e abbiamo dato il valore, la ripresa della coltivazione. Nel novembre 2014 mi hanno fatto ambasciatore dello zafferano nel mondo. E per me è stata una soddisfazione immensa e soprattutto una carica, no? Nel farmi capire che la città confida in te, cioè vuole che comunque te cerchi di aiutarla, portarla con te. Lo zafferano è un prodotto che, se realmente una persona ha la giusta sensibilità nel raccontarlo, fa anche la giusta differenza. Quando si hanno nel proprio territorio le cime più alte del paese, si attira un turismo eroico, fatto di scalatori e grandi camminatori. Ma la Val d'Aosta vuole raccontare anche altro. La Bassa Via è un progetto che nasce dalla volontà di far conoscere la cosiddetta Valle d'Aosta che ti manca. Una Valle d'Aosta lontano dalle alte vie, una Valle d'Aosta lontano dai 4.000, ma una Valle d'Aosta vera, la Valle d'Aosta dei suoi uomini, dei suoi abitanti, dei suoi campi. Quindi una Valle d'Aosta di mezza costa, di fondovalle, un tracciato lungo quasi 300 km che tocca 41 comuni in tutta la regione. La Bassa Via è anche questo, è un voler costruire un turismo ecosostenibile che valorizza questo territorio e che comunque contribuisce a farlo conoscere meglio, a farlo apprezzare, anche attraverso i suoi prodotti, perché un turista che si trova ad attraversare dei meleti come questi o dei vigneti sarà anche incuriosito dal provare queste mele, dall'assaggiare questi vini e magari anche a parlarne ai suoi amici. Quindi il fruitore della Bassa Via è un turista che ha tempo, è un turista slow, è un turista che ha voglia di fermarsi, di guardarsi intorno, di conoscere meglio il territorio in cui si trova e la gente che lo abita. Qui c'è tutta un'economia rurale che si fonda su aziende a conduzione familiare o su aziende comunque sostenute da pochi soci, così come anche sulle cooperative, dove tutte le piccole aziende confluiscono per portare i loro prodotti. E grazie alla Bassa Via facciamo conoscere questo tipo di economia, che è un'economia che produce per la Valle d'Aosta soprattutto. Questo è un progetto voluto, nato, creato per la comunità, per questa regione, per chi ci vive. È stato un progetto condiviso da tutta la comunità valdostana, dalle amministrazioni comunali fino agli operatori turistici, passando dai produttori, che sono una parte fondante di questo progetto, che hanno messo a disposizione le loro aziende in termini di prodotti e di conoscenze, nonché di accoglienza. E chiaramente è stato condiviso anche da tutti i cittadini che hanno fornito indicazioni, suggerimenti, consigli, che sono stati utilissimi con tutte le loro osservazioni, suggerendoci modifiche piuttosto che migliorie. Come consiglio mi sentirei di dire questo: tante cose che possono sembrare scontate, banali e quotidiane, perché le vediamo tutti i giorni,
sono invece delle grandi opportunità se vengono valorizzate nel modo corretto, se vengono proposte, comunicate, veicolate nel modo corretto. Una natura che per noi può essere normale, può essere quotidiana, invece può trasformarsi in una natura straordinaria soltanto con un pizzico di creatività e con la voglia di valorizzarla e di comunicarla meglio. Aprire le porte del territorio agli altri, accompagnare le piccole produzioni in un'economia globale, usare la tradizione per diffondere quella cultura del territorio che può essere la vera base per nutrire il pianeta. Nutrire il pianeta significa innanzitutto fare cultura. Dare a tutti le stesse possibilità di attingere a delle risorse alimentari, ma non solo in termini di cibo, anche in termini di nutrimento per lo spirito, di nutrimento per l'anima, perché cibo e cultura sono due facce della stessa medaglia. Recuperare ciò che si ha. Se io ho una pianta, non la devo distruggere, la devo far fruttificare. E allora arricchisco me, arricchisco il terreno, la zona, e chi deve mangiare?